La rassegna stampa è offerta da... Lunedì 16 settembre, un buongiorno a tutti gli amici di Lecce News 24, andiamo a vedere le prime pagine dei giornali di oggi. Apriamo con il quotidiano romano Il Messaggero, meno tasse sulle tredicesime. Il piano per la riduzione del cuneo fiscale prevede aumenti nelle buste paga del 2014 e per alleggerire la pressione sulle imprese saranno potenziate le deduzioni sull'IRAP. Il bilancio della crisi, in 3 anni i giovani hanno perso 1 milione di posti di lavoro. Il campionato, la Lazio ritrova gol e sorrisi con il Chievo, oggi la Roma a Parma per il primato in classifica. Renzi sfida il PDL, se si vota li asfaltiamo. Il sindaco Berlusconi teme le urne, noi pronti, Schifani, il PD vuole la rottura. Alto là di Epifani, in retroscena, Letta boccia subito l'appoggio esterno. La Gazzetta del Mezzogiorno, governo in bilico, Berlusconi e lotta continua, scambio di accuse PD-PDL sui venti di crisi, Monti o patto di coalizione o via. Renzi, è impossibile salvare il cavaliere, se andiamo alle elezioni lo asfaltiamo. Ancora attenzione per il caso decadenza, Schifani, i democratici vogliono il voto, Epifani, loro staccheranno la spina al paese. Una misteriosa fitopatologia sta colpendo l'area sud-ovest, un killer fa strage di ulivi nel Salento, pool di esperti al lavoro. Politica in Puglia, così nella fiera naufraga il patto Emiliano Vendola, il sindaco verso la regione, ma ipotesi Stefano, e a Bari gli anti-De Caro spingono per Di Geronimo, il centrodestra punterebbe su Perrone e Schittulli. Mobilità di giornalisti e cineoperatori, Concordia, oggi la rotazione, ma c'è l'incognita maltempo. Lavoro, Acciaierie Riva, oggi il vertice con il governo per scongiurare 1.400 licenziamenti. Terzo capo di fila tra Balla Moriero, il Lecce non va, a Benevento 4 sberle. La Gazzetta di Lecce, l'emergenza, un killer fa strage di ulivi, chiazze di foglie bruciate, da alcuni mesi al lavoro un pool di esperti. Il forum Ambiente e Salute denuncia la misteriosa fitopatologia che sta devastando l'area sud-ovest del Salento, già colpita dalla malattia 8.000 ettari. Lecce scattano i controlli lungo le corsie preferenziali, Poliscam al via le multe. Allarme, banditi scatenati, 4 colpi in città, vanno a segno solo 2 furti. Tribunali, accorpamento delle sedi, oggi si parte con tante incognite. In basso, copertino, Autosband si schianta contro uno studio tecnico, un 27enne perde il controllo della sua Fiat. Il calcio eccellenza, il Casarano non sa vincere ed esce tra i fischi dei tifosi, 2 pareggi in 3 gare e l'aria si fa pesante. La Serie D, Nardocchi e tristezza la domenica senza calcio. Supporter fuori dallo stadio all'ora della partita. Infine il nuovo quotidiano di Puglia, il Lecce cola a picco, Moriero è in bilico. Testa pesante sconfitta, 4-1 per i giallorossi travolti dal Benevento. Miccoli, ancora un gol inutile. I ladri svuotano la Svicat, colpo da 60.000 euro nell'azienda dell'ex assessore regionale Camilli, altri raid in città. Le vie per lo sviluppo, meno vincoli per i fondi UE, c'è l'intesa. L'incidente sul rapporto Cesario Torre Lapillo, Centauro contro un palo, ferito, moto in fiamme. All'interno in prima pagina Fiera del Levante, fondi UE, meno vincoli, regalo di Letta nella legge di stabilità, Capone, ma si considerino le nostre potenzialità. Il rilancio, folla delle grandi occasioni nei viali della campionaria, intesa con Genova per aiutare le imprese in Cina. Le sfide della politica, Emiliano spacca il PD e ora punta al congresso, polemiche e freddezza dopo gli attacchi a Letta e il sindaco voglio cambiare questo partito. Il caso siderurgico, il governo ai Riva, fabbriche da riaprire, oggi vertice del ministro Zanonato con Bondi e Ferrante, sindacati, basta minacce. Operazione recupero, più bianco non si può, i VIP presi per braccio, volti celebri in aiuto della campagna per tinteggiare Ostuni. La pagina dedicata a Lecce, chiusi 5 tribunali, primo assalto alla città, tutti i processi nel capoluogo, rischio caos per le udienze. E ancora allarme criminalità, prosciugata la Svicat, colpo da 60.000 euro nell'azienda di Camilli, un mese fa sparito un altro carico di carburante. Furti in casa, 4 raid, minacce ad un testimone, se parli gli bruciamo l'auto, paura in via Moricino, prime denunce, i sospetti su un gruppo di stranieri. Traffico e viabilità, piovono multe sui viali, attivata la Poliscam, si parte oggi alle 8.30 dopo 15 giorni di test, nel mirino strisce gialle e sosta selvaggia. L'evento, in bici per 800 km, tutti nel Salento per San Giuseppe, delle reliquie di Osimo a Copertino, i nuovi pellegrini viaggiano su 2 ruote. E infine la pagina dedicata allo sport, il calcio, troppo Benevento, Lecce che flop, i Sanniti dominano la gara con disinvoltura e calano il poker, Moriero perde ancora ed è ultimo, Miccoli da solo non basta.
Il tecnico resta in bilico. Oggi la scelta di tesoro. Padre e figlio si sono presi del tempo per decidere, evitando di rilasciare scomode dichiarazioni a caldo. Bene, anche per oggi la nostra rassegna termina qui. A più tardi, Consiglio News 24. Buona giornata a tutti. La rassegna stampa è stata offerta da...